cerco di fare le cose che mi piacciono, perché purtroppo le altre non riesco proprio a farle. Quindi, essendo un appassionato di motociclette, logicamente per me era molto più semplice avvicinarmi a quel mondo e raccontare un po' la mia passione. Per me è solo quello, io faccio cose, magari questo è un progetto televisivo che però ho fatto proprio in virtù del fatto che comunque è una mia passione. Non riuscirei mai a fare il presentatore, diciamo, professionista, perché poi non ne esco vivo, non mi viene in mente, cioè non saprei farlo. L'ho immaginato. Ma io credo che sia semplicemente raccontare come si è in grado di fare, cioè senza fare i fenomeni, insomma, un proprio vissuto quotidiano nel modo più diretto e immediato possibile, probabilmente è quello. Nel caso specifico, vabbè, io il momento più clamoroso, uno dei momenti più clamorosi è stato, vabbè, con Claudio Baglioni, e la cosa che mi fa più impressione è quando sei dall'altra parte del vetro nello studio, Baglioni fa tre take della voce e poi ti dice: Max, che dici? Va bene? No, cioè, nel senso, non puoi chiedermelo, lo sai, cioè vai bene, va bene a prescindere, nel senso, passi, ti metti nella condizione di dire come faccio a giudicare Baglioni, no? E infatti, cioè, mi ero emozionato moltissimo. O la stessa cosa con Venditti, cioè persone che hanno una professionalità, una conoscenza di questo mestiere, una musicalità innata, che quando li vedi in studio ti viene veramente paura e dici: Madonna, quanta strada c'è ancora da fare per arrivare a un decimo di personalità del genere. Tranne noi. I ricordi che sembrano lame. Ma io sono un amante prevalentemente, cioè a me piace molto Twitter per la sua immediatezza e per la sua concisione, no? Perché paura, cioè Facebook ce l'ho, sì, però è quello ufficiale della casa discografica, è più, diciamo, un Facebook di servizio. Mi piace Twitter perché già io sono uno prolisso di natura. Twitter mi aiuta a essere conciso, a dire le cose in 140 caratteri, e mi piace così raccontare un po' quello che succede, ma anche cose stupide, no? Poi con Twitter si diventa tutti un po' dei profeti dell'inutile, no? Sono in autostrada, e sti cazzi, sto all'autogrill, e sti gran cazzo, cioè, nel senso, però poi chi ti segue in realtà, cioè, a te che lo fai dice: un saluto, ma forse abbiamo esagerato, cioè dire sto portando fuori il cane, cioè anche chi se ne frega, però magari è un modo, però sicuramente è un modo per chi ti segue per averti, cioè per comunque conoscere qualcosa in più di te. A me piace, ad esempio, qua ho fatto dei video dal palco, mi piace far vedere, ecco, la cosa che mi diverte di più è far vedere il mio punto di vista sulle cose, no? Chi è giù magari si diverte a vedere che cosa si vede da su.